Ciao ragazzi, oggi andiamo a rispondere alla domanda di Sara Cimmino, che chiede a proposito del cardio, quando inserirlo in un programma di allenamento, con quale frequenza e con quale intensità. Bene, è un argomento che ho affrontato già nei due libri Filetto e Smart Cut, ovvero in Filetto, quindi nel programma di costruzione muscolare, parlo di un cardio per la salute dell'apparato cardiovascolare, ovvero un cardio a bassa intensità, in quanto in una fase di costruzione muscolare sapete che tendo a prediligere un allenamento basato sui grandi multiarticolari, in multifrequenza, con una periodizzazione durata giornaliera, quindi il focus dovrebbe essere in fare un volume qualitativo, quindi senza mai arrivare sempre tutte le volte a cedimento muscolare sulle grandi alzate, quindi aumentando il volume dalla prima settimana alla fine del mesociclo. Quindi il focus dovrebbe essere su questo, meno sul cardio, e il cardio dovrebbe essere inteso come un cardio salutare, un cardio del benessere, e anche appunto per tenere alto il metabolismo. Infatti sappiamo che in una fase di costruzione muscolare io non intendo solamente di costruzione appunto dei muscoli, ma anche di miglioramento dell'efficienza metabolica, quindi è importante non mangiare solamente come dei matti, ma cercare appunto anche di rimanere atleti e quindi di avere una buona efficienza cardiovascolare, mantenendo questo tipo di cardio che si può fare tranquillamente anche con una passeggiata con il cane o alla sera o quando riuscite. Ecco, non cercate di infilarlo in un particolare momento della giornata e stressarvi troppo. Mentre invece per quanto riguarda un periodo di definizione, il cardio è ovviamente un altro asso nella manica per ottenere un deficit calorico, quindi aumentando il dispendio energetico, e in questo caso, proprio perché siamo atleti di potenza, siamo bodybuilder o comunque atleti del fitness, prediligo sempre un approccio ad alte intensità di intervalli o un approccio ibrido alla Lyle McDonald, come appunto descrivo in Smart Cut. Quante sessioni? Anche qui dipende ovviamente dall'obiettivo, dipende ovviamente dalla fase di dimagrimento. Inizialmente si potrebbe partire da 2 volte a settimana fino a 3 volte a settimana.